al Teatro Licantropo di Napoli in scena dell'amore e dei segreti, testo e regia di Antonio Iavazzo. Il secondo atto di una trilogia che ha come riferimento la poetica e il mondo visionario. Tu sei il regista e l'autore di questo dell'amore e dei segreti. Parlami di questa trilogia. La trilogia è mia, riferita a delle opere di questo autore meraviglioso, secondo me poco conosciuto ma straordinario, che è Michel de Gelderode. Uno già l'ho fatto e l'ho tradotto e l'ho liberamente adattato, ispirato all'Escurial. Questo qua invece è ispirato alla Scuola dei Buffoni. È rimasto molto poco del testo originale, ma ho conservato la poetica, l'ambiente piuttosto grottesco e un grande messaggio che confina con l'alchimia, con l'esoterismo. Un gruppo di buffoni, molto, con riferimenti molto attuali, cerca di carpire un segreto al loro capo, che è sempre un buffone ma fatto nobile da un re. Attraverso questa richiesta, più o meno sottesa, accadranno tantissime cose, per cui loro cercheranno di carpire il segreto, che non è il segreto di una potenza fino a se stesso, ma il segreto di un'altra ascensione, di un'altra resurrezione. Attraverso il nutrimento, non vi svelo, ma chi vede lo spettacolo poi se ne accorgerà, attraverso il nutrimento anche fisico, loro introietteranno il corpo di Dio. Insomma. Non c'è nulla di reale, insomma. Tutto è reale proprio perché è finto. Sì, sì, sì. E la lotta tra il bene e il male? La lotta tra il bene e il male, perché a un certo punto l'inizio c'è un colpevole definito, brutti, lerci e cattivi, buffoni. Capita poi durante la storia di capire che il buffone si è innamorato in maniera pura, virginale, di una donna veneranda, che è pure virginale soltanto all'apparenza, perché si è promessa sposa al buffone, ma poi lo ha fatto soltanto per far ingelosire il figlio di re Filippo, Don Carlo. E questo fatto qua ribalta immediatamente tutti i valori, perché è più lercio il buffone che si è innamorato autenticamente di una donna ritenuta pura, oppure questa donna che, ma anche lei è innamorata perdutamente del figlio del re Filippo. Quindi quando ci si sta per schierare si viene un po' sballottati in un'altra dimensione. Antonio, tanti anni di esperienza ormai tu hai alle troppi, spalle, un troppi, curriculum troppi. andiamo in pensione sì, a 65-70 quando si va in pensione per ma noi. Come arrivi a scoprire questo testo e a renderlo teatrale? Allora, io parto dal presupposto che stanno tanti testi di autori meravigliosi che stanno lì in quiescenza, e quest'anno solo Amleto stanno in giro. Per carità, va benissimo, ma vogliamo
studiare, ricercare. Stanno tantissimi testi, Calvino, De Gelderode, Rosso di San Severo, ma tantissimi. Allora, scopriamoli. Scopriamoli e soprattutto rileggiamoli, perché hanno bisogno di una rilettura. È improponibile chi legge De Gelderode, io mi rendo conto che è improponibile così, ma il suo messaggio è universale, trasversale. Quindi bisogna soltanto, con mente creativa e guardando al qui e ora, bisogna soltanto attualizzarli attraverso una scrittura e una cifra drammaturgica attuale, moderna. Una mente che tu hai, quindi i nostri in bocca al lupo. Crepi. Siatene contenti, sì! Perché in questo modo voi ora imparerete il segreto. Questa è la notte, la lettera che ha scritto il re. Che cento e cento volte letta. In ginocchio, carogne! È il re Filippo che parla. Or dunque, amico mio, all'annuncio della morte della tua bella veneranda, le Gaie, salutando le spoglie di tua figlia, alla quale la morte lasciò un volto indelebile di bellezza, il segno della morte. In quanto ai suoi uccisori, ti ho vendicato, li ho consegnati a Noia, che li strangolò lentamente. Morirono davvero male i tuoi buffoni, con uno spaventoso ghigno. Il ghigno della morte. Ed ora, anche voi, crepate! Crepate, animi vili! La vostra notte di nozze, andate a finirla nel cuore dell'inferno. Entrate nell'alcova del nulla! Angeli, demoni, è tempo che bene e male danzino abbracciati, è la notte della resurrezione, è il requiem finale, è del gran segreto che qui sei ancora degno di un sospiro. Pronto la Tanor. Io svelerò